posso avere la vostra attenzione? Allora, ci stiamo avvicinando al momento più della serata e invito pertanto Giacomo e Paolo Baumgarten a raggiungere. Grazie. Autorità laionistiche, civili, militari, gentili signore, graditi ospiti. Nella vita ci sono giorni pieni di vento e pieni di rabbia. Ci sono giorni pieni di pioggia e pieni di dolore. E ci sono giorni pieni di lacrime. Poi ci sono giorni pieni di amore che ci danno il coraggio di andare avanti. Penso che questa breve riflessione del giornalista e scrittore Romano Battaglia possa opportunamente introdurre la serata che ci accingiamo a trascorrere insieme. La 20ª edizione del Premio Internazionale Matteo Baumgarten rappresenta infatti uno di quei momenti pieni di amore che ci danno il coraggio di andare avanti grazie a voi tutti che avete sempre alimentato con la vostra presenza e con il vostro affetto. Sono certo che nel corso degli anni questa manifestazione è riuscita, attraverso una forte componente emotiva, ad alimentare e rendere intenso il ricordo di Matteo. Si tratta di un appuntamento ricco di affetti e di umanità al quale guardiamo sempre con rinnovata attenzione, convinti più che mai della validità dell'iniziativa. Per celebrare degnamente questa edizione abbiamo pensato di invitare i 20 vincitori che nel corso di questi anni hanno avuto l'onore di ricevere il Premio Internazionale Matteo Baumgarten. Naturalmente ci siamo subito resi conto delle difficoltà a realizzare questo nostro progetto, soprattutto dovute ad impegni personali e contingenti. Tuttavia, abbiamo il piacere di avere con noi due degnissime rappresentanti di tutti i vincitori. Marta Antonioli, che si è aggiudicata il premio nel 1996, e Sara Lovato, premiata nel 2002. Prima di procedere alla proposta del vincitore, ritengo doveroso ringraziare ancora una volta tutti coloro che nel corso di questi anni ci hanno sostenuto ed hanno permesso alla manifestazione di continuare a vivere. Il Lions Club Bormio e il suo presidente, i club della zona, la Federazione Internazionale Sci, le autorità, gli amici. Un ringraziamento particolare e riconoscente alla Fondazione Pro Valtellina, al BIM Bellata, alla Comunità Montana Valtellina, all'Associazione Cancro Primo Aiuto e alla Banca Popolare, che in questi anni hanno contribuito al finanziamento dell'iniziativa. A questo punto, proprio per rendere omaggio al grande amore per il sapere e la cultura che sempre hanno accompagnato l'impegno agonistico e sportivo di Matteo, abbiamo l'onore e il piacere di avere con noi un degno rappresentante del mondo accademico universitario, oltre che un carissimo amico e compagno di studi dell'Università Cattolica, al quale cedo con piacere la parola per una breve riflessione. Titolare della cattedra di Storia Moderna presso l'Università Cattolica di Brescia, si occupa di temi relativi alle istituzioni politico-ecclesiastiche
e socio-economiche dei secoli XVI-XVIII. Professor Daniele Montanari. Innanzitutto mi scuso, sono piuttosto emozionato perché ho tenuto centinaia di conferenze, migliaia di lezioni, ma andavo sul sicuro. Qui gioco fuori casa, quindi perdonerete se non ho mai fatto due lezioni uguali, non ho mai fatto due conferenze uguali e non avevo soltanto delle scalette. Adesso ho tutti gli appunti, ma non sono pieni, vi giuro che non vi annoierò, almeno cercherò di non annoiarvi troppo. Bisogna aver esaurito il proprio dolore prima di toccare l'ora tranquilla che precede la nuova aurora. Pensavo a questo quando, nell'autunno dell'anno scorso, Giacomo e Paolo mi diedero un carico, l'onere di pensare e dire qualcosa di Matteo. E ho pensato ai classici, perché in fondo sono convinto che avessero già detto tutto. Secondo la teogonia di Esiodo, quando caos si trasformò in cosmo, iniziò la razionalità del mondo. Furono creati gli dèi, gli uomini e tutte le creature viventi. Se ci pensate, è simile al racconto del Vangelo di Matteo 1,17, quando dice: e Abramo generò Isacco, e Isacco generò Giacobbe, e Giacobbe generò Giuda e i suoi fratelli. Quando noi pensiamo a queste generazioni, pensiamo ad una sequenza logica. Logica al punto che i figli aiutano i genitori al momento del trapasso. Quando avviene il contrario, per un qualsiasi accidente del destino, del fatto, sentiamo di tornare dal cosmo al caos, non al caos universale di Esiodo, ma al caos dell'anima, al caos degli affetti. E quindi di nuovo i classici. Quando ho pensato a cosa avesse potuto provare Paola in quei frangenti, ho deciso di rivolgermi a uno dei grandi classici della latinità, a quella Nero Seneca, che scrive una cosa bellissima per una matrona romana degli anni 40 d.C. È la Consolatio ad Marcia. Marcia, Marzia, era una dama romana che aveva perso un figlio ventenne, l'amatissimo Marcello. E Seneca, per consolarla, le propone due modelli esemplari: quello di Livia, la moglie dell'imperatore Augusto, e quello di Ottavia, la sorella dell'imperatore Augusto. Livia ha perso un figlio, pure giovanissimo, Druso, e Ottavia ha perso appunto il figlio Marcello, ventenne. Livia, dice Seneca, non concesse ai suoi mali un lungo dominio su se stessa, ma ben presto ricollocò l'animo proprio nel suo equilibrio naturale. Ottavia invece è inconsolabile, non sorrideva mai, neanche quando stava con i figli o con i nipoti, i quali a un certo punto si seccarono persino di questo suo atteggiamento. Inutile ricordare che cosa Seneca
consiglia a Marzia, naturalmente, gli consiglia il tratto di Livia e non quello di Ottavia. E però, se Ottavia piange per 3 anni Marcello, questo Marcello doveva avere dei numeri. E i numeri li trovate nel sesto canto dell'Eneide. Nel sesto canto dell'Eneide, Enea scende nell'Ade accompagnato dal padre. E a un certo punto gli viene incontro questo giovine e Enea chiede al padre: ma questo chi è? E Vergilio lo descrive così: egregium forma juvenem et fulgentibus armis, un giovane straordinario di bellezza e di armi splendente. Ora, questo stava studiando l'imperatore, quindi è chiaro che Virgilio gli guarda le armi splendenti. Ma se per un momento solo con un artificio retorico sostituite ad armis virtutibus, suona così: egregium forma juvenem et fulgentibus virtutibus. Secondo me è il ritratto di Matteo. A questo punto devo fare una piccola captazione di benevolenza e spero vivamente di non eccedere la mia retorica. Voi sapete che si dice dei chirurghi che sono dei sadici sublimati e degli storici che sono dei voyeur sublimati, e effettivamente un po' è vero. E io da storico voyeur sublimato ho letto tutto quel fandone che Giacomo conserva gelosamente. E ci sono cose estremamente interessanti, al di là delle epistolari dell'ultimo periodo, chiameremo periodo americano, ma ci sono due saggi di questo ragazzino, giovane uomo ventenne, uno che si intitola letteralmente Pensieri, la mia filosofia, saggio in onore del compleanno della Ferruz. Sulla Ferruz tornerò perché tornerò. Questa Ferruz è citata 4 volte nell'introduzione e la cita così: mia prof sic di filosofia, nonché fantastica amica. Oltre a questo saggio filosofico c'è una riflessione di carattere teologico pastorale sul cattolicesimo. Per chi come me l'ha letto, ci si sente il bagliore del croce del non possiamo non dirci cristiani. E io gli studenti ne ho visti e sentiti parecchi. È raro trovare cose di questo genere in un ragazzo ventenne. Dicevo, se mi consentite, c'è un filosofo. Ha letto Kant, ha letto Wittgenstein, è quasi ossessionato dalla oggettivazione della gnosi. Ecco, se un giorno lo incontrerò nell'Ade, in paradiso, vedete voi, perché le persone che leggono si incontrano sicuramente nell'aldilà, vi consiglierò di leggere, perché si può leggere nell'aldilà, quelli che hanno letto molto nell'antiquà, vi consiglierò di leggere Carnap, Schlick, la scuola di Vienna. E ha letto anche quello che lui definisce il vecchio shop, sarebbe Schopenhauer, perché aveva un tocco di, come dire, ha letto la metafisica della sessualità, una cosa, una chicca per un ragazzetto ventenne. E ha letto Platone, ha letto il Platone politico, e sentite che cosa dice del Platone politico. Si riferisce naturalmente ai filosofi, alla politica che i filosofi dovrebbero fare, questa politica così vilipesa, spesso violentata, ma ineludibile se per polis si intende la gestione della cosa pubblica. Dice:
ma questi, i filosofi, sono individui straordinari a cui andrebbero date, tra le mani, le responsabilità più importanti. E qui è chiaro perché loro, conoscendo il vero, ciò che non è relativamente, ma assolutamente giusto, farebbero proprio questo. Qui salta fuori il discorso Ferruz. So che è stata una professoressa degli ultimi anni del liceo di Matteo e quindi è stata la mia collega. Mi dispiace che non ci sia perché sarei andato personalmente a felicitarmi. Vedete, il mestiere dell'insegnante, voi sapete che chi sa fa, chi non sa fare dirige, chi non sa dirigere insegna, chi insegna così così insegna la storia moderna come me. E però io sono contento che ci siano insegnanti di questo genere perché, vedete, sono convinto che il mondo sia dibattuto fra due grandi realtà, Eros e Thanatos, la morte e Eros. Ora, credo, sperando di scandalizzarvi, di poter affermare che l'insegnamento è un rapporto erotico, nell'accezione di Eros, vale a dire la capacità di trasformare gli oggetti del sapere in oggetti del desiderio. Se e quando ci riesci, hai fatto bingo, perché puoi far passare qualunque cosa, altrimenti insegni chi. La Ferruz ci è riuscita, non è facile, tecnicamente è tutt'altro che facile, anzi, molto spesso non si riesce, si teme di non riuscire, e quindi sicuramente complimenti alla Ferruz. Questo giovane uomo ha avuto nella breve parte della sua vita delle parche, delle moire favorevoli. Cloto e Lachesi, o Lachesi, vedete voi, hanno per lui filato una splendida e tessuto una splendida tela. E poi a un certo punto Antropo l'ha recisa in quello che possiamo definire in modo più valoroso, stupido, inconsistente, irrazionale, caotico. E lì non c'è niente da fare. Succede anche oggi, e volgo rapidamente al termine. Matteo era, così come Sara, che ho avuto vicina di tavola, gradevolissima, la generazione Erasmus. Ora io non so, purtroppo non riuscirò a vederla, ma se l'Europa camminerà sarà grazie alla generazione Erasmus, a quelli cioè che vanno là per imparare come si fa ad abbattere i muri che talvolta ancora l'Europa fa sorgere. Io sono, spingo i miei studenti a calci, non vi dico dove, perché sarebbe scurrile, perché vadano. E poi succede che una sera un pulmino di un assonnato tornando da una gita lascia sul campo 7 splendide ragazze, morte. E lì ci vuole coraggio. E un mio collega, chiarissimo, preside di facoltà della medicina, si rivolge ai futuri erasmiani domani dicendo: dovete andarci. Dovete andarci lo stesso. Per cui se Paola sicuramente è stata come Livia, Giacomo come Augusto, e c'è in questo volumetto un distillato di sofferenza rielaborata, di intelligenza umana, che a tutti coloro che ancora non hanno letto consiglio vivamente, credete, non intendo. Fra tutte c'è questa bellissima poesia che così attacca, dice: a ricordare è vegliare sulla fiamma e impedire.
dire che si spenga, e conclude, è vivere per non dimenticare. Carissimi Giacomo e Paola, la perdita che avete avuto è irrimediabile su tutti i piani, inutile negarlo. L'unico modo per non renderla insopportabile è quello di continuare ad agire come avremmo agito se Matteo fosse ancora fra noi. Ed è per questo che questa sera siamo qui a ricordarlo e con questa giovane Katia, che ne perpetua nello sport e nell'intelligenza il futuro. Grazie. Grazie Daniele. Durante le precedenti edizioni il premio è stato consegnato da un personaggio dello sport o della cultura. Questa sera abbiamo pensato ad una persona che per alcuni anni ha condiviso con Matteo l'esperienza agonistica e l'impegno sportivo e che siamo onorati di avere con noi, l'avvocato Andrea Ruggeri, attuale sindaco di Modena. Dallo scorso anno, su proposta della Federazione Internazionale, il bando prevede la possibilità per gli atleti studenti di tutte le discipline, sci alpino, sci nordico, salto, combinata nordica, snowboard e freestyle, di presentare la domanda di partecipazione. Questo ha confermato anche per la 20ª edizione l'incremento delle segnalazioni, che hanno raggiunto il numero di 21 da tutte le parti del mondo. Ebbene, il vincitore dell'edizione 2015 è per la prima volta un atleta del salto con gli sci. È nata a Trebovlje, Slovenia, il 7 aprile 1993. È iscritta alla Facoltà di Criminal Justice and Security dell'Università di Maribor, dove segue con profitto gli studi. Pratica l'attività del salto con gli sci a livello agonistico e nella stagione agonistica 2014-2015 ha partecipato al circuito di gare FIS di Coppa del Mondo di salto, ottenendo risultati più che apprezzabili. Ecco Katia Pozzoni. Buonasera,
It's my first time here in Borneo, and I have to say I enjoy it so much. In this short time here, I met some inspiring people around me, and I'm really happy that I won the award as a 20th winner, and I'm really happy to be part of this project to commemorate life of Matteo Baumgarten. We all strive to be the best in our sports or in our studies. We want to fulfill ourselves as an athlete or as a student. And with this award, I have a confirmation that I'm doing the right way, that hard work pays off. And I want to be an inspiration to all the younger athletes that you always have time to study, not only for training, to get great results as an athlete and as a student. And I want to thank again the family of Baumgarten to giving me an opportunity to be a part of this and to choosing me as the winner. Thank you. Ecco, grazie e buona continuazione della serata.